bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di inizia stasera un festival meraviglioso che dura fino al 10 settembre, dove si potrà ascoltare della musica magnifica. Queste sono le iniziative alle quali mi piace essere vicina, perché mi rendo conto che possono essere in grado di diffondere la cultura musicale, quindi che ben venga. Di maggio tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. I russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di per sempre la nave dell'audace capitano Shackleton. Professor Sgalambro, la collaborazione con Franco Battiato si rinnova sempre nel tempo. Sì, in effetti è una collaborazione che proprio si regge su questo continuo operare, e quindi diciamo una collaborazione solida per questo, cioè non ha momenti di noia di che corroderebbe qualsiasi voglia, qualsiasi ferro o acciaio. Invece è una collaborazione attiva, ora già stiamo pensando al secondo film di Battiato, insomma va. Diciamo che lascia intatte le missioni dell'uno e dell'altro. A suo avviso le canzoni di Battiato e anche le sue in un certo senso sono terapeutiche oppure no? Io mi trovo male con questa definizione farmaceutica delle canzoni, cioè mi sembra sotto un certo aspetto preferirei chiamarle catartiche, cioè il vecchio modo dell'estetica aristotelica. E allora sì, ma catartiche è ogni qualcosa raggiunge un momento d'arte, un momento d'universalità, nei limiti in cui le canzoni possono o la raggiungono, allora penso che sì, che abbiano questo valore catartico. Thank you.
siamo già a metà tournée, abbiamo fatto già tanti concerti, mi pare che le cose vadano molto bene, che la scaletta funzioni bene, sì, è andato proprio bene. Dopo Perdut Amor ci sarà una replica, qualche film in preparazione? Veramente mi auguro, sì, stiamo già scrivendo il secondo. Insieme al maestro Sgalambro, naturalmente. Sì, certo. Perduto amore, non so che mai più ti dire di no. Perduto amore, ma sempre tu. Vi saluto e spero alla prossima occasione. Ci dobbiamo ormai lasciare per l'estate, io ti prometto però che sempre scriverò. E con un bacio la lettera sigillerò, passerò pensando a te questa estate, scrivendoti tutto di me. E con un bacio amor, ogni giorno la lettera sigillerò. Io so che ogni giorno nel sole ti rivedrò, lo so che tutte le notti nel buio ti cercherò. Sarà bello per noi due ritrovarci quando l'autunno